Ah, con questo sì che facciamo il botto. Questo è il botto assicurato. Abbiamo un pannello. Con filtro. Questi vanno cambiati. Questi condensatori qua. Ah, poi questo è uno. Dietro cosa abbiamo? Bella roba. Bella roba. Bella roba, bisogna capire come tirarla fuori. Ok. E vai, altro mega botto di oggi. Abbiamo controllato, sostituiti condensatori di filtro all'ingresso, gli equivalenti dei RIFA. All'ingresso uno dei contatti era letteralmente sparato e sciolto, chissà per quale corto, spero sui condensatori di filtro che abbiamo cambiato. Ce n'è anche un quarto, ma l'abbiamo lasciato in sede e abbiamo messo un altro, quello sui filamenti, che insomma non è critico. Lampadina in serie e sano terrore per questa apparecchiatura, e a questo punto proviamo, vediamo un po' che cazzo succede. Lampada accesa. Lampada accesa non mi piace molto. Però ci sta che il consumo sia tanto? E non ci sta, secondo me. Perché lampada accesa? Oppure lampada accesa? Questo è il problema. Lampada accesa. Se la lampada la mettiamo di lato, si vede qualcosa? Assolutamente no. Questa lampada accesa che proprio non mi piace. Mi piace anche perché non vedo filamenti, eppure qua i condensatori sono tutti cambiati. La lampada accesa perché?
Ok, proviamo a mettere l'amperometro in serie. Con i cavi suicidio. Questo se ne va qua. Questo se ne va su 10 ampere. Questo qui e questo qui. Dopodiché qua spengo, io sostituisco la lampada, se ci riuscissi, uno là. Ora qua abbiamo escluso la lampada. Mi sa che qua ci sarà botto. Mi sa che qua botto ci sarà. Benazir botto. Vogliamo fare? Proviamo. Sì, certo. Con la spina spenta. Benazir botto. Si accende. Mi piace, mi piace. Lo spengo ancora. Li faccio riscaldare i condensatori, lo riaccendo. Oh oh. Ho sentito un rumore come di frittura. Perché questa frittura qua? Che cosa ha fritto? L'ho visto friggere qui, ma perché? Vediamo le immagini. Ecco l'origine del Magic Smoke, questa resistenza. Su questa valvola qua, che è un 12B4A, quale diventava molto molto rossa, il che non è una cosa buona. 12B4A là dietro. Vabbè, vedremo. Prima o poi vedremo di capire anche questa cosa. Ok, la verità è la seguente. Avevo connesso male uno dei condensatori del recap. E quindi la parte alimentazione era incasinata. Ho sistemato il problema, ho sostituito la resistenza da 33 ohm, ne ho trovata una identica e adesso proviamo. Se raddrizzare sempre cade sarebbe buono. Vediamo un po' il consumo di corrente e accendiamo. Questo mi piace. 650 mAh mi sembra buono. Oh, abbiamo modulazione. Abbiamo finalmente lo strumento acceso. E la modulazione esce. Però qua io non ho uscita nell'output.
quindi c'è ancora qualcosa che non va. E poi c'è questa scala che non si muove. Questo range dovrebbe muoversi, ma non si muove, sarà bloccato in qualche modo. Ho la modulazione, ma non ho nient'altro. Beh, direi che va bene per adesso. Quindi, adesso la situazione di questo simpatico oggetto è la seguente. Si accende, non va a fuoco, ma è meccanicamente inceppato, perché il grasso è completamente asciutto. Sono riuscito a sbloccare questo indicatore, che come vedete adesso torna indietro grazie alla molla. Era completamente bloccato. Ora devo cercare di far sì che questi girino senza sforzo, perché la manopola si sta sminchiando di quanto è dura. E quindi sto oliando qui dentro, ma sto cercando di sbloccarlo, ma non c'è niente da fare. Io non so come devo fare. C'è questo Mallory da 10 microfarad triplo, non so se cambiarlo o aspettarmi un botto. Io direi che mentre sono qua quasi quasi lo cambio. E vabbè, insomma, c'è tutto questo grasso qua che è appiccicoso e non lubrifica niente, per cui insomma spero di riuscire a sbloccare qua questi rotori. Un'altra lezione imparata. È un po' starato, perché io... Allora, intanto qua non arriva a 100. Qui non supera, diciamo, poco oltre la metà, e mi indica 14,2 MHz, ma in realtà sono sui 13,8. La lezione è controllare i cazzo di fusibili, perché c'è pure scritto sul manuale. Questa cosa oscilla, non capisco se il potenziometro o qualcos'altro. Comunque, non oscilla per i cazzi suoi. Va bene, passo passo questo coso sta tornando in vita. Ed eccoci qua alla fine. Falsi contatti. 20,5 MHz. Modulazione e RF uscita. Mettessi a fuoco, puttana della miseria!
non arriva a zero, ma comunque mi sembra che ci siamo. L'unica banda starata è quella. Adesso lui switcha, che è una bellezza. È questa dei 7 MHz. Ecco, vado sui 6,2. Questa da 5,8 a 19. Diciamo che siamo sui 6,2. Ma io qua me la trovo. Me la trovo qua a 6,60. Quindi è un 200 kHz sbagliato. Certo, se usassi un cavo migliore magari. Poi c'è un pezzo di filo del cacchio. Va bene. Questi non ho capito ancora a che cazzo serve, ma comunque. Direi perfetto. Un po' a fondo scala, va bene. Praticamente per fare funzionare questo ho dato delle botte col cacciavite sui contatti a vite dello strumento stesso. E qua la macchinaria è stata ingrassata, c'è questo sistema pazzesco di commutazione di bande che è veramente allucinante. È agghiacciante questo macchinario. Riepilogando, cosa ho fatto? Allora, questo oggetto è stato recappato, ci sono dei condensatori nuovi qua dentro e qua dietro. Ho recappato l'alimentazione, ho sbagliato a collegare uno di questi, quindi quando l'ho provato si è bruciata questa resistenza e si è illuminata questa valvola, che però funziona ancora regolarmente. Quando mi sono accorto dell'errore ho bestemmiato forte, ho ricollegato questo giusto e ho sostituito la resistenza con una identica e l'apparecchio ha cominciato a funzionare. Le tensioni sono perfette, misurate secondo il manuale. Poi ho sbloccato questo sistema di rotori che era completamente inceppato, era bloccato completamente da grasso come questo qui solidificato. Ora scorre tutto a meraviglia. Ho pulito i contatti con il pulisci contatti, ho pulito un po' ovunque. Poi, seguendo il manuale per verificare il funzionamento, ho trovato un altro condensatore elettrolitico, un Mallory 10 microfarad, 10 microfarad, 10 microfarad, 450 volt. Questo era completamente in corto, quindi non usciva niente sull'RF. Cambiati i condensatori, che ora sono così piccoli. Sono due perché 2 da 10 erano in parallelo, quindi 22 microfarad e 10 microfarad. Fatto questo, non avevo uscita. Ho perso 2 ore misurando componenti di ogni tipo, quando poi, studiando il manuale, mi sono detto, guardiamo un po' il manuale che cazzo dice. Ho visto che c'era il fusibile della B+. Ho verificato ed era interrotto. Potevo farlo prima, avrei risparmiato 2 ore e bestemmie di ogni tipo. Ma comunque, sostituito il fusibile, ovviamente non ce l'avevo, ho dovuto accrocchiare un fusibile così, saldando i cappelletti su un fusibile corto. Ma funziona. Si è messo a funzionare, ottenevo uscita RF, questo strumento non andava, c'erano falsi contatti sui potenziometri e sui commutatori, quindi li ho irrorati di pulisci contatti,
Dopodiché ho dato dei colpetti col cacciavite qui sulle boccole di collegamento dello strumento dell'uscita RF e si è messo a funzionare regolarmente. E a questo punto devo vedere se riesco a tarare la banda, questa qui che è un po' starata, se capisco come fare. Comunque su questo apparato hanno già messo le mani. C'è una ferrite qui leggermente sbrecciata, sta qua in mezzo, adesso non so qual è. E c'erano delle saldature rifatte, c'erano dei componenti rifatti e vabbè, comunque. Non male per un apparecchio che dovrebbe essere all'incirca del 66, vediamo. Vediamo se c'è una data. Sì, questo condensatore è del 66. Questo qua non ha data, questo non ce l'ha. Dove è finito il Mallory? Ovviamente è caduto in terra, maledetto. Questo addirittura del 65. Quindi, beh, che dire. C'è un bel dettaglio qui, vediamo se riesco a inquadrarlo. Sulla rete di resistenza dell'attenuatore. Ed è questo. Questa scritta fatta a mano. Così stamattina, regolando questa ferrite, le ferite sono qua dentro, che ovviamente non girava, quindi ho dovuto sbloccarla. Sbloccandola è finita tutta dentro, quindi poi dall'altro lato l'ho spinta col cacciavite di plastica su a caso, poi l'ho rinfilata dentro a caso e guarda caso sono riuscito a centrarla quasi perfettamente. Qui siamo sui 15,4, però praticamente saremmo sui 15,3 e quindi sono regolabile comunque così. Ho vabbè, io direi che per adesso la chiudo qua. L'apparecchio funziona. Non è il massimo della regolazione, d'accordo, però vediamo, mi setto a 15 e vado a 15 qua. Ecco, siamo un po' fuori, però ci siamo, eh. Se lo regolo. Direi che ci sono. Cavolo. Vediamo, due tacche qui. Cos'è? 15,100? No, 15,2. Questa è NHK World. C290, eccoci qua. Ecco, direi che è perfetto. Adesso non si tratta che di rimontarlo e pregare che funzioni ancora. Anche il calibrate mi funziona dalle cuffie ad alta impedenza.
E quindi basta così. Che poi, se dobbiamo dirla tutta, se io devo tarare questa banda qua, questa dei 7 MHz, diciamo così, va da 5, 8 a 19 e 2. Se io devo tarare questa banda, io mi aspetto che le ferriti da regolare siano queste due. E invece no, col cazzo, sono qua sotto. Una è qui e l'altra è affanculo. E quindi è impossibile. Quindi cosa devi fare? Devi ruotare questo cazzo di coso fino a raggiungere la ferrita che devi regolare. E poi regolarla. Ovviamente, quando ho usato il cacciavite di plastica qui, questa ferita è sprofondata tutta dentro e uscita di qua. Quindi ho dovuto rigirare questo cazzo di coso, spingere la ferrita da sotto con l'odio, dopo averla lubrificata col silicone, ed è uscita tutta dall'altra parte. Quindi ho dovuto rificcarla un po' dentro a occhio. E per puro culo sono perfettamente centrato. 7 MHz qui, 7 MHz sul ricevitore di là. E quindi queste sono le bestemmie che succedono quando si lavora a cazzo su questi apparati. Comunque qualcuno qui ci ha già messo le mani, perché come vedete qui questa ferrita è rotta. E non da me. Questa era già così. E quindi qualcuno qui ci ha già giocato in passato, ma comunque funziona, me lo tengo così, va benissimo.